francamente sono in un periodo un po' particolare. Partirò per vivere una nuova esperienza alla volta di Vieste. E che cosa andremo a fare? Gli animatori. Sì, fa già ridere così. Canzoni d'amore cantatele qui, frene di particolari. Siamo avanti con la previdenza, è un momento tristissimo. Che tristezza ragazzi, non pensavo si potesse arrivare a tanto. Lei ha studiato moda? No, ma che c'è? E allora venga qui. Dove? Mi scusi. Peraltro questa taschina ha una forma un po' equivoca. Basta! La finisca! Mi sembra alquanto molesto, adesso mi sono davvero stufato. La faccio licenziare! No! Per favore no! Pulisco tutto! Sì, è stata proprio una bella esperienza. Ora però alziamoci, dai, che è ora di... Che sonno, mamma mia. Però no, alziamoci, Fede, dai, è il momento di ripartire, Ti sei riposato stanotte, c'ho la schiena a pezzi, però adesso attiviamoci, dai. Mamma mia, quant'è che non dormivo così tanto. Fammi sciacquare il viso per bene. Adesso va decisamente meglio. Oddio, che è sta barbetta da dodicenne? No, oddio, non lo so, non ci sto decisamente. Però sai che... No, togliamo. 1, 2, e adesso ci divertiamo. Ammazza quanto so carino così, quasi. Ma che sto a dire? Sono pronto. Ragazzuoli, mi siete mancati. Prima di tutto vi devo dire questo, mi siete mancati, ma è stata un'esperienza davvero indimenticabile. Allora, tutto è cominciato verso metà giugno, quando mio cugino mi fa sapere appunto che avrebbe voluto fare questa esperienza da animatore. La mia risposta immediata è stata ok, vengo anch'io, perché ero proprio carichissimo all'idea, avevo bisogno anche per un momento un po' particolare a livello personale di staccare, di viaggiare, di fare un'esperienza nuova. Ora che succede però? Siamo a metà giugno, l'idea di partire c'è da parte di entrambi, ma manca l'agenzia che deve sostanzialmente darci l'ok. E quindi io aspetto per qualche giorno, per qualche settimana, la chiamata, la benedetta chiamata, per eventualmente capire se fossi idoneo a partire o meno, dato che lui aveva già deciso, era già tutto fatto, io ancora non sapevo. Questa chiamata arriva il 2 luglio. E il 2 luglio non è che mi dicono ok, sei idoneo, parti tra 2 settimane. Il 2 luglio mi dicono devi partire domani. La mia reazione al telefono è stata non ho capito bene. Voi immaginate soltanto la scena. Cioè, io al telefono una mattina so di dover parlare con questa agenzia, ma di base non immagino minimamente quello che mi stia per dire. Quindi ci siamo messi a smanettare su internet, a cercare gli orari dei Flixbus, quindi Pullman, per spostarci da Roma a Vieste in Puglia. Ma per il 3 luglio nemmeno c'erano. E qui, meno male, aggiungo io, perché ho avuto tutto il 3 per preregistrarmi negli episodi di Carriera o altri video che voi comunque avete visto in questo periodo. E poi il 4, data non casuale, siamo partiti. Tralasciando le 7 ore di viaggio che non finivano più, arriviamo a Vieste, ci viene a prendere una macchina, un NCC, e arriviamo al villaggio, il camping touring, che per carità, allora, io adesso voglio dire, non avevo la minima idea di dove stessi andando, lo ammetto, e mi avevano anche detto, guarda, sarà più stile campeggio rispetto a un villaggio 5 stelle, cioè è anche normale, prima esperienza d'animazione, non ti manderanno mai a Sharm el Sheikh, ovviamente, indipendentemente da tutto, ero carico per l'esperienza, quindi ci vuole tanto spirito d'adattamento, ci vuole tanto sacrificio, se vogliamo, no? Devi essere disposto a tutto. Ciò nonostante, non mi ero preparato a sufficienza, perché io vi assicuro, il posto poi molto bello, in Puglia si sta bene, a Vieste in particolare, anche il touring ha il suo perché. Ve la faccio molto breve, ve la riassumo. Io e Ale arriviamo, scendiamo dall'NCC, c'è un barista che ci guarda male.
manco ci saluta, ok, dice vabbè, stiamo in guerra, è evidente. Arriva il capo animatore, una figura leggendaria, con un ragno tatuato qua, i capelli alla Gesù e una pistola tatuata sul polpaccio. Tu dici, vabbè, facciamo un giro del villaggio, vediamo il posto dove avremmo dovuto dormire, uno stanzino che è grosso quanto il mio letto, probabilmente con due letti a castello, quindi quattro persone totali, e cominciamo effettivamente ad avere delle perplessità. Perplessità che raggiungono proprio il top, la ciliegina sulla torta, nel momento in cui il nostro capo animatore Antonio, che saluto, ci dice: ah ragazzi, comunque non so se ve l'hanno detto, io non sarei dovuto essere il vostro capo animatore, sarebbe dovuto essere un altro signore, di cui non fare il nome, che però l'altro ieri notte è scappato. Vabbè, che volemo fare? Torniamo a Roma? Cioè dove ci hanno mandato? È una roba allucinante. Come prima impressione diciamo che non è stata effettivamente il massimo. È verissimo, come in ogni contesto, che non bisogna mai giudicare qualcosa dalle prime impressioni, perché poi abbiamo ovviamente saggiamente deciso di restare lì, anche perché era stata una nostra scelta voler fare questa esperienza. E quindi tutto ciò che ne consegue, l'adattamento, il provare un contesto totalmente nuovo che appunto non conoscevamo. E devo dire che alla fine mi sono divertito tantissimo in questi due mesi. Sono andato lì carico per imparare cose nuove, pieno d'umiltà e voglia di fare, e credo che alla fine si sia visto questo, nel senso che ho ricevuto un sacco di complimenti, soprattutto nell'ambito lavorativo, e questo mi fa tanto piacere perché, torno a ripetere, non conoscevo minimamente il contesto. Spesso sono stato erroneamente confuso col capo animatore, cioè parlando, essendo forse quello più socievole di tutti, parlavo con i clienti, poi veniva fuori che il capo animatore era appunto il nostro Antonio, e mi dicevano: ah, ma non sei tu? No, non sono io, è lui, che peraltro insomma ha anche fatto un grande lavoro. Ma ora è arrivato il momento di parlare concretamente di quello che faceva Fede proprio all'interno del touring. Chiaramente, essendo in quattro, abbiamo fatto un po' tutti, quindi ci siamo interscambiati, man mano col passare del tempo si è capito chi ovviamente fosse più portato a far qualcosa rispetto a qualcos'altro. Però bene o male, cioè, mi sono ritrovato da presentare le serate a fare comunque lo speaker in spiaggia, a ballare la baby dance, cioè una roba che io già non so ballare, in più la baby dance non è proprio il massimo, ecco. Quando non la ballavo mi divertivo a perculare Alessio, che ballava Baby Shark. Però comunque nello specifico si può dire che, allora, la nostra giornata partiva alle 9:30 più o meno, andavamo in spiaggia, alle 10 si iniziava il risveglio muscolare, quindi prima del risveglio che conduceva Alessio io facevo i vari annunci. Buongiorno amici del touring, ben ritrovati in questa nuova giornata soleggiata ma non troppo, anche un po' ventilata come piace a noi, in spiaggia, roba del genere, quindi annunci in spiaggia. Poi mi accodavo, ma non ero chiaramente io a condurre perché non ne ho le competenze, i balli di gruppo che facevamo dopo ovviamente le nostre attività come chiusura della mattina, e poi proprio la mattina si chiudeva alle ore 12 con il gioco aperitivo. Anche lì ovviamente conducevo, commentavo, mi sono ritrovato ragazzi a commentare una partita di bocce il 13 agosto. Poi si andava a pranzo, nel pomeriggio tornavamo, c'era il mini club, io organizzavo i tornei sportivi che magari potevano essere calcetto, ping pong o tuzzi acqua pelata, e poi si arrivava alla sera, che personalmente era la parte del giorno che preferivo di più, perché lì ovviamente ero più, un po' più protagonista io, nel senso che le serate le conducevo io. E quindi ad esempio i vari giochi, il musichiere, che non so se conoscete, un quiz enorme, continue sfide sul mondo della musica, mi sono divertito come avete visto su Instagram anche a cantare, pur non avendo le competenze nemmeno lì. Oltre a questo, tanto ma tanto 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 contatto. Che cosa significa contatto in gergo d'animazione? Che qualsiasi tipo di persona ci sia all'interno del villaggio, tu vai lì e cominci a parlare, sostanzialmente a socializzarci e a invitarla alle serate, tutto quanto. Ovviamente non devi sembrare un venditore ambulante di cracker, cioè non è che gli devi fare: no, vieni alla serata perché noi ci divertiamo. Cioè devi sembrare comunque una persona normale, ma non troppo. Comunque insomma sei lì per fare animatore, quindi puoi anche rompere le scatole un po' più del solito. Io credo di avervi detto tutto, insomma, quello che facevo all'interno del villaggio. Poi ovviamente abbiamo conosciuto un sacco di ragazzi con i quali in orari extra lavorativi abbiamo passato del tempo, ci siamo divertiti tanto. Non cito tutti quanti perché dimenticherei sicuramente qualcuno, ma saluto davvero un bacione
a tutti. Detto questo, però, è il momento di rispondere a qualche domanda che mi avete fatto su Instagram sulla mia esperienza. Ad esempio, Mattia mi chiede quanto se scopa. Non questo genere di domande, ecco. Camimucci mi chiede: anche io vorrei fare questo tipo di esperienza. Qualche consiglio? Quel che posso dirti io, sulla base della mia esperienza personale, vai lì carica, vogliosa di imparare qualcosa di nuovo e soprattutto aperta a un'esperienza che ti rimarrà dentro. Però è importantissimo andarci con la testa giusta, perché in qualsiasi posto, se non vai con la testa giusta, in animazione più che mai, secondo me, cominci a scontarlo, il tempo non ti passa mai. Invece vai lì con l'obiettivo di divertirti, di imparare qualcosa di nuovo e di arricchire te stessa prima di tutto, e sono sicuro che ti divertirai tantissimo. Paolito00 mi chiede: hai sentito la mancanza di casa? È un'esperienza che forse farò nella stagione invernale, dimmi un po'. Mi fa piacere comunque vedere che in molti siate incuriositi da questo settore. Io vi posso dire che un minimo di mancanza di casa, chi più chi meno, questo dipende ovviamente dal carattere della persona in sé, c'è. Ma c'è anche perché tu ti trovi in un contesto completamente nuovo, in cui anche i tuoi spazi ci sono, ma non eccessivamente. Ti trovi, come dicevo prima, in un buco a dormire con due letti a castello con altre persone. Anche le condizioni igieniche del posto sono quelle che sono, tra i bagni, le docce che sono ovviamente pubbliche. Quindi basta adattarti un po'. Ci sono chiaramente alcuni momenti in cui c'è un po' di nostalgia. Personalmente, come ho affrontato quei momenti? Guardandomi intorno. Mi fermavo un attimo e dicevo: Fede, guarda dove sei, guarda la spiaggia, il mare, un'esperienza che ti porterai dentro per tutta la vita e che rimpiangerai se non te la godi al massimo. Quindi goditela, pensa al presente, pensa qui e pensa al dopo soprattutto. Tempo vola e quindi tanto vale goderti l'esperienza finché sei qui. E passava tutto. Emanuele mi chiede: è stato stressante lavorare a stretto contatto con così tanti bambini? Guarda, in realtà personalmente dipende, oddio, no, non è la risposta giusta. Io fortunatamente non gestivo il mini club, nel senso che poi quando ti trovi a dover gestire il mini club perennemente, quindi sei sempre a contatto con i bambini, diventa pesante. Già personalmente diventa pesante quando i bambini cominciavano un pochino a esagerare, ad accollarsi tanto. Però in generale a me piacciono, quindi non la soffro tanto. Mi collego a un'altra domanda che mi è stata fatta, che è: qual è il bambino con cui è legato di più? Ecco, uno che per esempio tutti odiavano, si chiama Saverio, io lo chiamo Bomberino, e vi lascio la nostra foto meravigliosa qui. E lui per esempio una peste, non si ferma un attimo, però lo adoravo proprio, perché mi ricordava, cioè è un bambino, no? Quindi non è che se si accolla più di tanto lo puoi odiare. Mi faceva sentire male dalle risate, mi ricordava tantissimo me da piccolo, e quindi lui è quello con cui ho legato davvero di più. Ultime due domande che si possono anche collegare tra di loro. La prima è la classica, me la fa checolecce003, che mi chiede: lo rifaresti l'anno prossimo? E la risposta che ti do è che non lo so. Io, come dicevo prima e come sapete tutti, non voglio fare l'animatore nella vita, e non so nemmeno l'anno prossimo che cosa mi sarà successo, che obiettivi avrò già raggiunto, e se lavorerò già effettivamente in una redazione giornalistica, lo spero. Se così non fosse, se ci fosse la possibilità, magari un'esperienza che ripeterei più che volentieri. Ultima domanda che mi fa Concetta: cosa ti ha lasciato? Ecco, anche se ho già in parte risposto a questa domanda qui, la voglio riprendere anche per chiudere un po' il video. È un'esperienza che mi ha lasciato tantissimo, emotivamente, perché ho conosciuto tante belle persone, ho fatto tante belle esperienze, e soprattutto mentalmente, perché sono tornato più carico per raggiungere con determinazione gli obiettivi che ho nella vita, più carico per concentrarmi su quello che è il mio futuro godendomi però il presente, più carico perché è uno stacco che mi serviva, come ho scritto su Instagram. A livello personale ne avevo tanto bisogno in quel momento. Però è qui che il Never Give Up riacquista un senso, perché in un momento in cui non stavo neanche troppo bene mi si è presentata l'occasione di rialzarmi, no? Di reagire, l'ho fatto, sono tornato, ribadisco per la quarta volta in un minuto, più carico, e adesso sono decisamente affamato per questa stagione, ma per il futuro in generale. Guardando al presente vi dico, ve l'ho già comunicato su Instagram, che la prossima settimana, dal 9 al 14 settembre, sarò a Sport Italia. Ci sono già stato l'anno scorso, prima esperienza anche lì, arrivando quarto, quindi già un buon risultato, anche se quest'anno l'obiettivo minimo è quello di far di più. Vedremo se ci riuscirò, mi sto preparando, spero sufficientemente per far bene. E niente, insomma ragazzi, sono tornato carico, come piace a me, con enfasi non indifferente. Ah, ci vediamo a Sport Italia.